Buongiorno e benvenuti a tutti in questo nuovo video della Bushcraft Crew. L'obiettivo di oggi è Punta dell'Aquila, che si trova a 2111 metri più o meno, e adesso siamo qui al parcheggio di Pian Colombino, e da dove abbiamo lasciato la macchina, adesso poi partiamo. Come strada ci sono circa 2 ore e mezza segnate sul cartello, quindi non dovrebbe essere neanche lunghissima. E boh, quello che sentite è Yoshi, come al solito, che rompe le balle e basta. Adesso aspetto un attimo mio mamma e poi iniziamo a salire. Sulla neve e manca l'ultimo pezzo alla croce. Là c'è la cappella dove penso ci fermeremo a mangiare, mentre lassù lì dietro, non so se si vede, c'è la croce, e quindi penso che andremo prima alla croce, facciamo 2 foto e poi andiamo a mangiare là, che è anche un po' più riparato dal vento. Comunque siamo senza rampuncini, però essendo più c'è il sole si sale bene, non si scivola, basta fare un po' di attenzione. E qua dietro queste rocce c'è Punta dell'Aquila, c'è una croce, quella è Punta dell'Aquila, quindi siamo arrivati, però non mi aspettavo che il Monviso si vedesse così vicino. C'è un vento fortissimo, non so quanto si sente, però siamo arrivati a Punta dell'Aquila. Vediamo, 2112 metri in 2 ore e un quarto, partendo dall'Alpe Colombino, da qua il Monviso si vede stupendamente. Ci fosse un po' meno foschia sarebbe ancora più bello, però già così è stupendo. Tra l'altro quello là è Roccia Melone e vi lascio il link sia sopra che sotto in descrizione. Adesso qua c'è un sacco di vento, facciamo 2 foto e poi andiamo a mangiare dove è più riparato, però stupendo. Stiamo scendendo, siamo praticamente arrivati, abbiamo già passato il primo colletto dove ci eravamo fermati a salire su, e giro molto bello, soprattutto la vista in cima. La parte sulla neve, anche senza ramponi, appunto si fa tranquillamente, sia a salire che a scendere, diciamo che è la parte più veloce, mentre poi la parte che va dal rifugio in giù, che appunto c'è la terra e ci sono tante rocce, quindi bisogna fare un attimo attenzione dove si mettono i piedi, ed è anche la parte secondo me più ripida, in cui c'è più dislivello. E boh, con questo stiamo scendendo, poi ci fermiamo un attimo al bar a prendere qualcosa da bere e torniamo a casa.